Stato di agitazione degli avvocati teramani per una serie di motivi, a partire dalla cronica carenza di personale in tribunale, passando per la inadeguatezza della struttura. Sì, certo, i problemi si sono accumulati negli anni, ma adesso sono diventati cronici. C'è dai dati della relazione del Presidente della Corte d'Appello all'inaugurazione dell'anno giudiziario di sabato scorso, emergono dei dati allarmanti per il nostro Tribunale. A Teramo pende il maggior numero dell'arretrato del distretto, i procedimenti ultratriennali. A Teramo è l'unico Tribunale che ha i procedimenti pendenti di durata ultradecennale. A Teramo c'è la più alta mobilità in uscita dei magistrati, comprensibilmente il cosiddetto turnover. Il disposition time del Tribunale di Teramo, cioè i tempi di definizione di un procedimento civile, sono di oltre 1000 giorni, cioè il triplo della media dei tempi di definizione dei procedimenti in altre province. Ogni impiegato a Teramo ha un carico di lavoro superiore del 24% rispetto a quello degli altri tribunali. Tutto questo come incide sul lavoro degli avvocati? Incide sul lavoro degli avvocati come tempi più lunghi, come incertezza di definizione dei procedimenti, impossibilità anche di avere un rapporto chiaro, esatto con il cliente, al quale l'avvocato non è in grado di dire come e quando un procedimento verrà definito. Ma si va verso uno sciopero? Abbiamo proclamato lo stato di agitazione, la prossima settimana abbiamo convocato una riunione con tutte le altre componenti dell'avvocatura per decidere le iniziative da fare, non esclusa quella dello sciopero, per la quale dobbiamo seguire il codice di autoregolamentazione, quindi dando dei preavvisi eccetera, ma vorremmo soprattutto coinvolgere i nostri rappresentanti locali, territoriali, comunali, provinciali, regionali, perché questo è un problema che non interessa soltanto gli avvocati, ma interessa soprattutto il nostro territorio, noi cittadini, le famiglie, le imprese, i lavoratori.